Allora, io penso che iniziative come queste siano assolutamente importanti, perché occorre far rinascere, soprattutto in questo momento di ripartenza, in una fase anche di congiuntura molto complicata, una cultura della sicurezza. Questo Paese ormai molti anni fa ha scelto la via bassa alla competizione, la contrazione dei costi e quindi anche dei diritti. Dal mondo del lavoro, come è sempre successo nella storia repubblicana del Paese, deve venire invece una indicazione chiara. Il buon lavoro, i diritti passano attraverso la sicurezza delle persone. Ci stiamo abituando al bollettino di guerra. Questo non è possibile e non è in alcun modo tollerabile in un paese civile nel 2022. Credo che anche il patto per la sicurezza che CGIL, CISL e UIL stanno portando avanti debba aiutare il paese a ripartire senza lasciare indietro nessuno e senza abituarci la sera nell'aprire i telegiornali a un bollettino di guerra. Dico oggi, magari in una giornata terribile, intollerabile. Le proposte del sindacato quali sono? Le proposte del sindacato sono riattivare il più possibile tutti i canali istituzionali, nazionali e territoriali, insistere molto sulla formazione, la formazione non solo delle lavoratrici e dei lavoratori ma anche dei datori di lavoro, diritti e doveri. E poi c'è il tema, guardate, della competizione e quindi l'articolo 39 della Costituzione, l'erga omnes, combattere i contratti pirata, perché attraverso il meccanismo dell'appalto e subappalto c'è una contrazione dei costi e quindi una contrazione dei diritti. Molto spesso nei subappalti si annida proprio la totale assenza di cultura della sicurezza, ma anche delle cose più elementari. E quindi ecco, questo rimettere in movimento, a partire proprio dal piano di ripresa e resilienza, la cultura della sicurezza e del lavoro di qualità alta. Lo ripeto, questo Paese, se pensa di uscire dalla crisi contraendo diritti, in realtà accumulerà dei ritardi non più colmabili rispetto all'Europa. Quindi oggi siamo qui anche per ribadire questo aspetto. La nostra azione è quella che comunque stiamo dicendo da tempo, ahimè le istituzioni purtroppo non stanno prendendo per il giusto verso questo, che è un problema che in Italia è ormai diventato un dramma. Quindi oggi dobbiamo avere intenti comuni, quindi organizzazione sindacale con le parti, come parti sociali, ma con le parti pubbliche, affinché, voglio dire, incardiniamo quel ragionamento per evitare questi drammi. Ultime i due ragazzi che in percorsi quindi di alternanza scuola-lavoro e non solo hanno perso la vita, anziché dare ai giovani, no, informarli, fargli formazione per evitare queste cose, invece succede il paradosso che perdono la vita. Quindi non è più accettabile, noi chiediamo con forza e determinazione che si ponga fine a questa tragedia, che è una tragedia che in un paese civile non può essere più portata avanti. Noi da parte nostra lo facciamo con questa iniziativa, lo facciamo con le interlocuzioni che abbiamo messo in campo, chiediamo che quei protocolli di sicurezza che abbiamo attivato per quanto riguarda il Covid, che poi sono quei protocolli che naturalmente mettono nelle condizioni le aziende, le imprese, i lavoratori di evitare non solo gli infortuni mortali, perché ci sono tanti infortuni poi sul lavoro, ci sono malattie professionali, quindi non diamo dei dati oggi perché i dati sono drammatici, quindi ogni perdita di una vita umana per noi significa non aver ottemperato a quello che è il nostro lavoro. Noi siamo qua stamattina, continueremo con le nostre iniziative e con le assemblee che stiamo facendo sui luoghi di lavoro per sensibilizzare sempre di più su questo tema, a partire da quello che per noi è fondamentale, si deve partire dalla scuola. La manifestazione di oggi nasceva per una questione legata alla sicurezza, a tutti questi incidenti che stanno accadendo sui posti di lavoro, però in realtà è capitato in un giorno particolare, tant'è che oggi ne parleremo, cioè l'attacco della Russia all'Ucraina, e la CISL, la CGIL e la UIL condannano fortemente quello che sta accadendo e quindi auspicano che tutte le forze politiche riescano a trovare una soluzione univoca, non solo italiana, anche europea, contro questo attacco che non ha precedenti. Invece, tornando alla giornata di oggi, si parla di sicurezza sul lavoro, sono tanti gli incidenti che capitano nell'anno, lo scorso anno parliamo di 1400 incidenti, quindi con un aumento circa del 18%, e tante volte questi incidenti capitano o per, diciamo, incuria,
cioè non si adeguatamente valuta il problema culturale che bisogna tenere sempre presente, o perché le stesse imprese non hanno quell'attenzione che dovrebbero avere, perché la sicurezza viene considerata come un costo. Oggi vogliamo lanciare un grido d'allarme, quindi la nostra iniziativa serve per rimettere i riflettori sul tema sicurezza, perché solo parlandone si può tentare di ridurre questo rischio. Chiediamo più controlli, è da diverso tempo che diciamo al governo nazionale di aprire le assunzioni della pubblica amministrazione, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza, sulla parte che riguarda gli ispettori del lavoro. La Calabria è fortemente deficitaria sotto questo aspetto. Alla Regione Calabria abbiamo chiesto l'insediamento di una commissione regionale sulla sicurezza e salute nel luogo di lavoro e ancora attendiamo risposte da parte del Presidente Occhiuto su questo, ma anche sulla medicina territoriale in termini di prevenzione, medicina del lavoro, anche qui la Calabria è indietro, ma non è solo la Calabria indietro. Poi bisogna creare cultura del lavoro e quindi abbiamo chiesto che si inizi dalle scuole a parlare con i ragazzi che saranno i futuri lavoratori all'interno delle aziende, all'interno dei luoghi di lavoro. Abbiamo chiesto sul piano nazionale al ministro Bianchi di introdurre nei piani didattici delle scuole proprio il tema della sicurezza, è anche un fatto di educazione civica. E poi c'è il tema della precarietà. I contratti di lavoro precari indeboliscono il potere contrattuale dei lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro. Bisogna smetterla di precarizzare il lavoro, bisogna smetterla di farlo soprattutto al sud. Noi abbiamo lanciato una proposta al tavolo nazionale al governo Draghi sulla questione della precarietà del lavoro, che riguarda giovani e donne in mezzogiorno in modo particolare. Non c'è bisogno di inventarsi nulla, la Spagna l'ha già fatto. Le parti sociali insieme al governo spagnolo hanno affermato che l'unico contratto di ingresso nel mondo del lavoro deve essere il contratto a tempo indeterminato, consentendo alcune flessibilità quando ci sono esigenze di tipo produttivo, ma non può essere la prevalenza del lavoro precario anziché il contratto a tempo indeterminato, come ci sta dicendo l'Istat. È vero che c'è un 6% di PIL, è vero che c'è una crescita dovuta al rimbalzo dell'economia sul mercato del lavoro, ma è vero anche che il 90% di questi nuovi posti di lavoro che ha creato la crescita del PIL è precariato. Questo non può essere accettato. Se non si stabilizza il mondo del lavoro, si rende più debole il lavoratore all'interno dei luoghi di lavoro, e quando il lavoratore è più debole si può anche morire per lavoro, e questo è inaccettabile.